segretario giovanile, provinciale. Buongiorno e benvenuti, grazie a tutti quanti voi, anche in questa giornata poco piacevole con la pioggia. Io prima di tutto vorrei fare un in bocca al lupo, auguri di buon lavoro al nostro nuovo segretario, Francesco Vitelli. E passo subito ringraziando le persone, c'è la consigliere Gubellini del Comune di San Lazzaro, poi c'è il presidente della cooperativa di risanamento Muzzi, poi c'è il presidente del centro sociale Ecchia, del centro sociale qui, il dottor Machiavelli che è attualmente consigliere di amministrazione dell'istituzione scuola del Comune di Bologna. Marchiselli, grande provveditore. Poi abbiamo Francesco Melino, segretario dell'Unione San Vitale, e Aitini, segretario provinciale dei Giovani Democratici. In arrivo anche il consigliere comunale Angelo Marchesini e la consigliere Turci. Perciò, grazie a tutti quanti del vostro presente. Passo subito la parola alla segretaria Loretta Pittini, segretaria del PD Cirenaica. Buongiorno, ciao, benvenuti a tutti, mi fa davvero piacere che siate qua, perché ricomincia nel messaggio del nuovo segretario Francesco De Cretelli, dice ricominciamo verso il meglio, quindi cos'è? Un saluto e semplicemente è un augurio che questo nuovo segretario tiri fuori dalla sua cassetta degli attrezzi, gli attrezzi giusti per fare funzionare alla grande questa struttura e questa organizzazione che ha un obiettivo del buon vivere in questo Stato con leggi giuste, con pari opportunità per gli uomini e le donne. Perché se c'è una cosa dalla quale siamo ancora molto lontani è questa, soprattutto in questi tempi di crisi. Devo dimagrire ancora un po' di più, aspettate un attimo. Credo che questo segretario si troverà davanti dei compiti difficilissimi che non voglio affrontare io, perché siamo di fronte oltre alla crisi economica a una grossa crisi politica, ci sono situazioni che stanno cambiando nel mondo e che ci lasciano perplessi e ci preoccupano tantissimo. Credo che dovrà mettere dei punti fermi per quello che riguarda il lavoro, il welfare, e per quello che riguarda la città metropolitana e soprattutto un occhio di riguardo, nel senso che proprio sarei anche per stravolgerli, per ricominciarli, per quello che riguarda i circoli. I circoli che, vedete, vi faccio questa cosa, vivono faticosamente sul territorio, vivono di volontariato, hanno un grosso ideale di comunicazione, di relazione con gli altri, che non è soltanto politico, è soprattutto affettivo, perché chi vive in un circolo, in un territorio, conosce quasi moltissima gente, direi quasi tutti in esagerazione, ma molti sì, e se sappiamo bene la crisi che i nostri concittadini stanno vivendo in questo momento. E quindi, bisogna cambiare anche l'approccio all'utilizzo dei circoli. Non devono essere più soltanto, come io leggo, dei comitati elettorali, hai ragione. Devono essere luoghi dove si esprimono pensieri veri fino in fondo e si possono fare anche piccole battaglie. E io sono stata contenta per i nomi che prima Mimmo Grasso ha citato, ma non per lustro, perché in realtà la relazione con le associazioni che i circoli hanno sui territori è vera, forte e continuativa. Per questo, caro segretario, partendo da questo io ti auguro buon lavoro, mi auguro che farai grandissime cose e ci porterai con te, perché è ora di andare avanti, e credo che possiamo cominciare. Cedo di nuovo il microfono a Mimmo Grasso affinché ceda la parola ai nostri relatori. Grazie Loretta, adesso passerei la parola.